che cambia siamo noi. Sono sempre stato legato alla mia terra, comunque al mio paese, agli amici, alla famiglia, moltissimo. Però sono sempre stato benissimo anche fuori. Andare fuori ti aiuta veramente poi a capire il valore di casa tua, perché te lo accresci tantissimo. Il Gustoso è un'azienda a carattere artigianale che è impegnata nel campo della panificazione dei prodotti da forno con l'utilizzo di materie prime non convenzionali, ovvero materie prime indirizzate alle intolleranze alimentari e farine speciali. Tutte queste materie prime particolari vengono utilizzate per ripercorrere dei prodotti artigianali comuni, quindi ovvero il pane fresco, la pasticceria fresca, i biscotti, tutto quello che concerne pasticceria secca, salata e fresca. L'azienda è nata ufficialmente nel 2015, novembre 2015. Frigustoso è un ramo d'azienda, di un'azienda abbastanza storica nel nostro territorio, che opera da circa 60 anni nel campo della panificazione. Il Fornaio Azzori, che è un'azienda familiare, quindi nasce dai miei nonni, è ancora operativa e vanta anche diverse persone che ci lavorano da tantissimi anni. Dopo che ho finito le scuole superiori ho sempre cercato di focalizzarmi sui miei interessi, che erano quelli di studiare, cercare di aprirmi strade diverse per poi un domani poter tornare a far parte dell'azienda di famiglia. In realtà questo è successo, ovvero ho studiato, sono laureato, sono stato fuori, poi sono specialistica fuori, dalla Sardegna, ho fatto un master, ho fatto delle esperienze all'estero, ho lavorato sempre inerenti al lavoro del settore alimentare. Poi un bel giorno si sono creati dei presupposti anche strutturali dove poter implementare o comunque rendere concreta questa mia idea e quindi ho detto ma sì, lo facciamo. Gusto e cultura non è una frase messa a caso. Frigustoso ha una parte che è Frigustoso Caffè, però noi facciamo degli eventi, cerchiamo di lavorare sempre con tre variabili fondamentalmente, che sono la musica, il cibo e il bere. Quindi magari portiamo il violinista, portiamo il chitarrista, portiamo il cantante locale che canta in un determinato modo, ci abbiniamo i nostri panini che facciamo con ricette speciali e poi ci abbiniamo una birra artigianale della Sardegna, un vino artigianale della Sardegna. Promuoviamo anche l'aspetto dell'alimentazione domestica. Spesso organizziamo dei corsi di cucina chiamando degli chef anche abbastanza rinomati a livello nazionale. Mettiamo a disposizione il nostro laboratorio e accogliamo molte persone che vogliono mettere le mani in pasta e fare la cucina domestica. Abbiamo ospitato uno chef che si occupa solo di senza glutine e avevamo 60 persone che si sono cimentati a imparare. Quindi questo per noi è cultura. A livello di conoscenza anche regionale stiamo avendo diversi punti di vista molto positivi, ci stanno anche coinvolgendo in diverse manifestazioni, ci invitano a fare periodicamente manifestazioni di piazza, di street food, ci invitano a esporre i nostri prodotti, ci chiamano in continuazione anche da paesi anche più lontani rispetto al nostro, centri anche grandi. Comunque l'obiettivo è quello di poter lavorare con tutta la Sardegna ma anche oltre, chi lo sa. Credo che comunque una parte ci sia di persone che vogliono comunque fare qualcosa per crearsi un futuro, comunque per al di là dell'aspetto economico, per realizzare le proprie ambizioni o comunque raggiungere i propri obiettivi. Quindi l'Italia che cambia c'è, magari è ancora piccola, però c'è, è una cosa che si può guardare avanti anche con un po' di ottimismo, dai, non essere sempre pessimisti o sempre pensare al peggio.